Ciao ragazzi, benvenuto in un altro video di Destinazione Cibo. Per togliere la pressione dalla situazione attuale in cui si trova la Lombardia, ci troviamo in provincia di Milano per un bel sushi all you can eat. Vi garantisco che ci mancava poco che mi cacciavano, come hanno fatto, sai, Homer Simpson. Sai, in quella puntata dove mangia così tanto che lo cacciano? Ve lo ricordate? Questo era uno di quei tipici ristoranti giapponesi con dentro solo cinesi. La qualità era discreta, ma l'importante è che si mangiava. E tanto. Per primo ho preso un bel piatto di nigiri al salmone e quest'altro pesce bianco di cui non mi ricordo il nome. Insuppandolo nella salsa di soia lo rendeva tanto squisito. Il prossimo piatto erano degli involtini di salmone cremosi con delle fritturine sopra. Se vedete sembra che hanno scritto qualcosa con la glassa, forse c'è scritto in kanji che sono un chiattone. Non importa perché sono solo gelosi. Il prossimo piatto era la stessa cosa, ma solo che sopra non c'erano frittorine, ma pesce crudo. Sai, uguale al pesce crudo avvolto attorno a questo riso. Tanto pesce crudo. Poi, volendo alzare di massa i miei livelli di vitamina D, mi sono preso solo pezzi di salmone. La cremosità di questo pesce rimarrà sempre nelle mie vene. Siccome però ci voleva qualcosa di fritto, mi sono fatto friggere dei gamberi. Me lo volevano dare crudo, ma ho detto che la frittura mi fa sentire più un uomo. Che croccantezza! E poi, perché volevo introdurre un po' di carne nella mia bocca, ho preso degli involtini al vapore con dentro tanta carne di maiale. Squì, squì. Poi sta specie di cosa rotolata con riso e gambero fritto dentro era buono. Ci hanno lasciato la coda per decorazione, ma siccome era fritto, ti assicuro che me lo sono mangiato lo stesso. Se la tavoletta di legno fosse anche fritta, me lo sarei mangiato. L'amico mio si è preso questa specie di insalata di alghe. Non c'era né grasso né colesterolo, quindi avevo tutte le scuse per prenderlo per il culo. Forse sarà vegano, boh, chissà. Io invece mi sono preso un altro salmone crudo in una ciotolina seguito da un piatto di salmone crudo. Diciamo che a sta gente piace il salmone crudo. E poi dopo sai cosa ci hanno portato? Un piatto intero di, e certo l'avete indovinato, salmone crudo, fatto in modi diversi. Diciamo che non sapevano più cosa inventarsi e lo hanno incominciato a mettere su delle patatine. Non importa, me lo sono mangiato lo stesso. Viva le patatine col pesce sopra. E poi come ultimo piatto mi sono preso una ciotolina fatta di patatine di gambero con vegetali cotti ai lanterno. Ad ogni modo c'era anche più roba, ma mi sono dimenticato di riprenderlo con la telecamera perché stavo mangiando. Vi assicuro che il dessert era ugualmente buono, era gelato al salmone. Beh ragazzi, per oggi è tutto. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, iscrivetevi al canale, azionate quella campanella e noi ci vediamo al prossimo gruppo.